vede Alvis è nata, diciamo, da un paio di anni. Fondamentalmente in questi due anni quello che si è prefissato di fare è di portare alla conoscenza dell'opinione pubblica, della società civile e di tutti i cittadini quella che è l'Agenda 2030 e l'importanza degli obiettivi di sviluppo sostenibile per il nostro Paese. Quindi il suo ruolo è un ruolo appunto di trasmissione di una conoscenza e per far accrescere la consapevolezza, perché quello che l'agenda ci dice è che per raggiungere gli obiettivi non ci vogliono solo sforzi del governo, del policy maker, non ci vogliono solo gli sforzi delle imprese, ma ogni cittadino deve prendere consapevolezza e quindi impegnarsi per far sì che si possa davvero avere un futuro dove ci confrontiamo con uno sviluppo più sostenibile, una società, un paese più sostenibile. Allora, chiaramente, diciamo, rispondere a questa domanda è complesso perché l'agenda è molto articolata, afferisce a tante dimensioni di sviluppo che riguardano la sfera economica, la sfera sociale, la sfera ambientale. E la situazione d'Italia è la situazione di molti dei paesi, diciamo, di tutti i paesi del nostro mondo, è una situazione di insostenibilità, cioè di una condizione per cui se dovessimo proseguire il nostro trend di crescita con il modello che stiamo attuando che abbiamo attuato in questi ultimi anni, diventerebbe una situazione appunto di insostenibilità, non solo economica, ma appunto sicuramente ambientale, ma anche sociale. Ci sono delle dimensioni in cui è più facile raggiungere gli SDGs? Beh sì, forse. Diciamo, ci sono delle dimensioni in cui l'Italia si è posta insieme all'Europa, diciamo, all'avanguardia, penso, diciamo, alle azioni che vuole intraprendere sui temi della lotta ai cambiamenti climatici, con un pieno raggiungimento e diciamo, pieno accoglimento di quelli che sono i target previsti dall'accordo di Parigi, quindi su quello si è già investito molto, siamo ancora distanti, però vedo una traiettoria interessante su cui effettivamente la consapevolezza anche non solo appunto dei governi, quindi dei policy maker, ma anche dei cittadini è ampia, abbiamo fatto dei passi in avanti consistenti e significativi. Chiaro che, diciamo, forse la dimensione su cui soffriamo di più in questa fase è quella economica. La crescita negli ultimi anni, non solo, diciamo, a causa della doppia crisi che ha colpito il nostro sistema, ma in particolare da un prolungato periodo, diciamo, di stagnazione, ha creato tanti disagi anche a livello sociale. Quindi su quei temi, sulla mancanza di produttività, su un sistema produttivo che è molto poco innovativo, sul fatto che la povertà diciamo, è aumentata in maniera significativa, le disuguaglianze sono aumentate, su tutte queste dimensioni credo che l'Italia stia parecchio in difficoltà, sia parecchio indietro e si debba veramente impegnare tanto per far sì che in qualche modo cambiamo il trend per il nostro futuro.